D'accordo, qui durante la seconda guerra mondiale cosa c'era? C'era una batteria, come mi stavano dicendo, comunque la contraerea tedesca, perché c'era un punto anche di difesa per la diga, perché la diga era un punto sensibile, quindi qui c'era. Più volte gli inglesi hanno tentato Sì, di bombardarla e di è stata anche buttarla giù. bombardata. È Abbiamo stata... visto un convegno Sì, proprio e l'altro infatti giorno, ci c'erano sta. delle Però reti per bloccare. c'è stato un ordigno che non è esploso, Non è che cosa, esploso, come per lo stavano fortuna. andando? Un siluro Un che non è siluro, esploso, e quindi sì, insomma ha c'è salvato stato, la. ha salvato la diga, Niente. quindi insomma. E questo è il cammino che fate voi come paese per portarvi fino a San Quirico, no? Qui si portava il santo, per tutte le feste si portava il santo il giorno prima, si portava a piedi, in processione e poi si riportava dopo la festa. Adesso invece con la ristrutturazione della chiesa i santi restano nella chiesa, proprio nella loro chiesa. Sì, Invece perché si si andava e inizia tornava in processione, proprio il dal vespro. giorno dopo Pasqua si inizia, se non Sì, sbaglio, la prima è la e poi Pasquetta, a poi c'è il luglio, 15 luglio e poi le novene, 9 giorni, ad iniziano il agosto, 16 ad ad agosto. agosto. Beh, si festeggiava la Pasquetta e si univa proprio una delle. Cioè si andava alla messa e si portava salatiera de sus culurzones e si mangiavano i ravioli lì poi. Ecco. Ogni famiglia si cercava un posticino E per infatti mangiare, già quindi questo era il hanno nostro piatto. allestito, poi Sortao anche forse. Sì, no, allora, quando si No. faceva questa festa, Sortao era un piatto tipico ardaulese che si faceva quando si ammassava il maiale. Si faceva Sortao e sugoi gai, che Sortao era appunto con la carne. La carne più nobile poi che si poteva prendere dal maiale appena ammazzato, quindi filetto e queste cose, invece su sugoi ghai era fatto col sangue del maiale e lo Sanguinati. usava, sì. Ma mi piace Perfetto. sempre questo nome, che non capisco da dove venga questo goi ghai, che non. Goi Goi ghai. Ecco. ghai si chiamava. Io non ne mangiavo, però mi è rimasto È sempre questo rimasto, nome, sì, un sì. po' particolare e anche semplice da Sì. ricordare. Bene, grazie. Ecco. Questo è il mio 20 e il sta della 23 e poi lo porto a faccio il corso. Quindi ma c'è l'altro? Cominciamo con la conoscenza delle pellegrine, da dove? Da Ghilarza. Quante volte siete già venute? No. Prima, Primo giorno, e sì. invece? Io sono di Povilattino, Povilattino. abito a Sola Russa, però primo giorno. Prima volta. Sì. Bene, come avete saputo di questi cammini? Tramite il sito. Social. Social, sì. Insomma, gli argomenti, le notizie della diocesi. Ecco, sì. Già da un po' ci Bene, pensiamo, però. speriamo di avervi anche Sì, per speriamo. tante altre, perché Grazie, i speriamo, cammini grazie. proseguiranno fino ad aprile Va e poi continueranno anche attorno alla Giara. Bene. Speriamo, grazie. Certo. Dobbiamo incastrare un Adesso pochino. la prossima sarà il 10 e poi il 28. Va bene, grazie. Grazie. E qui abbiamo il quartetto di Paoli Lattino. Vero? Allora, il paesaggio è diverso, però diciamo che tutte le nostre, no, tutti i nostri Sì, paesaggi sono sono molto molto belli. belli, sì. E quindi cambiamo un po' il paesaggio, un po' più inclinato qui qua. è un po' più inclinato, già l'altro non si vede niente se non gli olivi, però ricco di insediamenti archeologici molto interessanti. Anche qua, sì, anche qui ci sono degli olivi. Era un paese di vigne. Esatto, buon vino, vigne. Addirittura esisteva la cantina sociale di Arnauli. È purtroppo andata in malora negli Sì. anni 90. Fino... Ecco, sì. Bene.
E da dove veniamo? Da Ardauli. Da Ardauli, quindi giocate in casa? Certo. Quante volte? È il nostro percorso della preghiera, ecco. Quando facciamo l'accompagnamento per i due santi. Sì. Che sono qui di qua. Da che età ricordiamo questo percorso? Io ci sono da 30 anni qui ad Ardauli e l'ho sempre conosciuto. Ecco. Io ho 70 anni. Sì, era sterrato? Sì, allora sì, allora sì. Sì. Ecco qua gli agnellini che ci stanno guardando. Ecco. Bene, quindi tre volte all'anno si fa questo cammino. Si fa ancora a piedi tutte le volte oppure? No, sì. No, si faceva a piedi il giorno di Pasquetta, perché i santi partivano dalla parrocchia, si portavano a piedi in processione e poi si riportavano su. Poi non ricordo chi si era abilitato di fare questo viaggio, quindi li avevano preso direttamente in chiesa. Ecco. E invece le novene si scende, c'è un gruppo di persone che a piedi che hanno fatto questa sera. Si fa, certo. Lo scenario qui è magnifico, veramente, sì, no? Il panorama è splendido. Di fronte a noi Ghilarza, Basanta, Norbello, Tadasuni, e poi i piccoli paesini, Tadasuni, già sì. Si vede la nostra meta. Sì. Ma non è che non offre niente a chi non può, chi non vede, perché questo è un paradiso, se lo sognano. Avete tanto di quel territorio così bello, ecco. No, perché il territorio è molto più vissuto. Sì, ma era anche molto più coltivato. Ecco, qui c'è scritto Vendesi, proprio per dire che non ce la fanno più a tenerlo, chiaramente. Sì, i giovani oggi da Ardauli vanno fuori a studiare, poi difficilmente tornano ad Ardauli. Difficilmente. Prima le famiglie erano numerose. Vorrebbero anche, ma non da... Ecco, allora anche alberi che sono stati... Sì, per il sughero, la raccolta del sughero. La decortica del sughero. Sì. Ecco, vediamo un po'. Siamo qua.